Buongiorno amici di Stabiesi Doc, è una consuetudine iniziare il primo gennaio a casa della Lega Navale. Abbiamo ai nostri microfoni la Presidente Patrizia Chirchia. Buon anno a tutti, è un piacere ospitarvi ogni anno. A breve ci apprestiamo a uscire in barca per incontrarci con l'associazione dei matti che si butteranno da Pozzano per unirci e fare un brindisi sulle imbarcazioni. È una tradizione che dura da 36 anni, difatti ci saranno tantissime persone che saranno lì ad aspettarci. Parliamo della Lega Navale, programmi futuri del 2023. Corsi di vela e di canoa per tutto il 2023. A marzo cominceremo i nostri consueti corsi per ragazzi disabili, poi continueremo con le nostre regate sia nella città di Castellammare sia portando i nostri atleti fuori, e poi man mano ci saranno tutta una serie di manifestazioni e poi scopriremo mano a mano con le associazioni di Castellammare per far conoscere il mare agli stabiesi. C'è anche un appello di questo sport tanto amato ai ragazzi, alle ragazzine, ai giovanissimi di avvicinarsi a questo sport. La canoa e la vela sono due sport che si possono iniziare da piccolissimi, verso i 6-7 anni. Sono sport che rendono indipendenti e autosufficienti e insegnano ai bambini che cos'è la responsabilità. Quindi al di là dell'attività fisica, che comunque viene fatta all'aria aperta in una città di mare, c'è anche una componente caratteriale che è molto importante per i ragazzi attuali.